rappresentare questo gruppo? Sono tanti, sì. Loro vengono proprio dalla Basilicata e hanno una passione, ognuno ha la sua, no? Come si, noi diciamo, ognuno ha lo suo morbo, Carriggio. Però, come si suol dire, loro hanno questa passione proprio per Eros Ramazzotti, quindi hanno un po' cantato tutti i loro brani. Tra l'altro, e io ho avuto il piacere di ascoltarli in altre manifestazioni, ormai fanno parte del cast anche loro del film Giulia Montero, una vita spezzata, e poi spiegheremo anche il perché. Scusatemi, ogni tanto questi malanni di stagione... Ma lo facciamo un applauso forte per lei, la padrona di casa! Grazie. Beh, vai. Anche con l'influenza noi dobbiamo andare avanti, perché sì, lo spettacolo, come si dice, the show must go on, diceva qualcuno. E allora, stavamo parlando degli Eros Cover Band. Ti dicevo, io ho avuto il piacere di ascoltarli in altre manifestazioni, in altri spettacoli dove loro erano ospiti, e se tu per un attimo chiudi gli occhi, hai proprio l'impressione che a cantare sia lui, Eros Ramazzotti. E oltre la voce, la bellissima voce solista che è Mirko Bagnato, c'è una band d'eccezione. Io poi vorrei nominarli tutti e salutarli tutti, ma lo facciamo quando ci sono anche loro qui con noi sul palco. C'è una piccola rappresentanza stasera, eh? Sì, questo oggi c'è una piccola rappresentanza, infatti la band è un po' più numerosa, ma abbiamo tre dei componenti, tre dei bravissimi artisti dell'Eros Cover Band. Loro ci faranno sentire, tra l'altro, un pezzo che è proprio la colonna sonora del film. Loro hanno scritto questo pezzo proprio per il film di Giulia ed è davvero una colonna sonora meravigliosa. Io penso che oltre alla presentazione sarebbe meglio ascoltarli e poi magari diciamo qualcosa, perché si deve soltanto ascoltare davvero le parole che loro hanno messo su in questa canzone, la melodia, il ritmo. E tra l'altro abbiamo voluto fare una sciccheria mettendoci dietro una coreografia della scuola di ballo Real Dance. E ci sei sempre, insomma, dappertutto, sì, ci sei. Mi metto un po' da tutte le parti. No, abbiamo il piacere davvero di collaborare con tutti gli artisti e questa è davvero una cosa bella, perché come dicevo prima mettiamo la nostra arte a disposizione, un po' di tutto quello che sappiamo fare, cantare, recitare, la comicità, la danza, quindi messa insieme per un grande scopo. Anche perché ricordiamo, tutti gli artisti stasera si esibiscono a titolo gratuito. Quindi il loro cachet va devoluto proprio interamente a una lotta per la vita. Ecco che si apre il sipario alle nostre spalle. Sì, loro sono gli Eros Cover Band. Eccoli qua. E allora, il pezzo si intitola Nuova Luce, per la prima volta a Reggio Calabria. Lo presentiamo con loro, così.
se ti commuovo, prendi quell'anima che hai chiuso dentro di te, nelle tue mani che sono stanche, ma non di dare mai, e ancora darai, e ancora il sole nascerà, e riprendilo, stringi forte a te il tuo destino. Fortissimo all'Eros Cover Band, Mirko Bagnato, Mario De Mitolo, e io vorrei qui con voi anche il terzo componente del gruppo, che è Domenico Modena. Questo attaccamento per Eros Ramazzotti da dove nasce? È una storia, insomma, corta ma risale, ma lunga, insomma, nel senso che ci siamo ritrovati nel mio studio. Io sono un cantante lirico, sono un artista del coro della Fondazione Petruzzelli, stavamo un po' strimpellando alcune canzoni di Eros Ramazzotti con l'amico Mirko, e quindi niente, ci siamo resi conto, si è accesa un po' la lampadina, che poteva una tribute band di Eros Ramazzotti poteva nascere. Poi il percorso è stato velocissimo e quindi siamo qui a cantare le canzoni di Eros, a cantare per Giulia, e questo ci fa piacere, ci gratifica tantissimo. Mirko, ecco, proprio tu la voce solista, facciamo l'applauso anche al nostro tenore. Arrivate a Reggio Calabria dopo il successo proprio riscontrato il 15 settembre, sempre su questo palcoscenico, tornate con questa nobile causa, sempre per Giulia. Insomma, è bello dare la propria voce, donare il proprio talento ai fini di solidarietà. Sì, è una storia importante. Io innanzitutto volevo ringraziare la gente della Calabria, perché la gente è fantastica, ci hanno accolto benissimo e ho visto un'unione che ho visto in pochissime regioni. Volevo fare un applauso alla Calabria. Sì. Sì, perché l'attaccamento che voi avete per la vostra terra è come quello che noi abbiamo proprio per la Calabria, sì, perché siamo terroni, ci piace proprio, abbiamo questo attaccamento per le origini, per le tradizioni, no? Sono pienamente d'accordo con te. E poi è nato questo singolo, il primo nostro singolo, che,
che abbiamo dedicato a Giulia Montera. Speriamo che vada tutto bene. E abbiamo visto tra le altre cose anche il video, questo video che avete girato. Ecco, parliamo un po' di questo video, dove lo avete realizzato, come è nato, il regista, insomma, possiamo anche fare qualche ringraziamento. Questo video è stato girato in Basilicata, tutto per Giulia. E niente, comunque una cosa fantastica, puoi trovarci anche qua. Per noi è un grande onore lavorare voi per Giulia. E allora, Mariana, andiamo a presentare. Vorrei ricordare anche, sì, il resto della band che oggi non è presente, ma un saluto va a Valerio Santalucia, a Carlo Di Giglio, a Donato Gallitelli e ad Antonio Merson, che sono gli altri componenti del gruppo. E mi auguro che la prossima volta riusciamo a farli venire tutti con gli strumenti dal vivo, ci farete una bellissima performance come senz'altro sarà.